Ciao a Ciao. Tutti, benvenuti a questo nuovo video di come si disegna. Oggi faremo una bustolina speciale. Una cartolina. La cartolina, bustolina, è sempre la stessa cosa. Per chi? Per la mamma. Perché è il compleanno della mamma, è una cartolina di compleanno. Allora, abbiamo preparato la carta, che magari in un altro video poi facciamo vedere come l'abbiamo fatta, e quella con i petali la tagliamo a forma di cartolina, e invece poi voi preparate i fiori, vero? Sì. Di che colore li fai tu, Eva? Giallo, arancione e un bel giallo. Bene, e tu Ben? Io li faccio rosso, rosa e arancione. Bene, io prendo un foglio e vi preparo i fiori. Per fare i fiori sarà molto semplice. Facciamo tre cerchi per ogni fiore. E ogni cerchio è un po' più piccolo dell'altro. Il cerchio più grande sarà più scuro. E quello più piccolo sarà il più chiaro. Vero? Sì, ma il più piccolo, non il più medio, il più piccolo. Anche il medio è un po' più chiaro, vero? Sì. E poi facciamo un bel disegno nella cartolina. Noi abbiamo fatto i baby finger, ma possiamo... Ecco, io vi ho disegnato i cerchi da colorare, così voi li colorate mentre io preparo la cartolina. Invece, tu Ben, cosa stavi facendo? Stavo facendo i cerchi. No, i cerchi li ho fatti io. Ah no. Io vi ho dato i colori, vero? E voi li avete colorati. Tu hai inzuppato un po' i tuoi colori, i tuoi petali, e sono diventati un po' troppo bagnati, vero? Sì. Continuavi a colorare sopra lo stesso colore. E quindi si è rotto. Ecco, la cartolina è pronta. Adesso la giriamo dall'altro lato. E poi... Hai visto che era un po' più veloce da colorare? Sì. Tu l'hai inzuppato nel colore. Già. Poi cos'è successo? Si è rotto tutto, vero? Sì. Io lo copri da un po'. Intanto io faccio il daddy finger. Che è il papà. E adesso mi serve il dito di Ben. Che è il medio. E poi quello di Eva. L'annulare. Esatto, e poi siamo andati a caccia di quella più difficile da trovare. Che è la Beatrice. Quella selvaggia. Che si chiama Beatrice. Esatto. Mentre io cercavo la selvaggia, sorella, voi continuavate a colorare. Siete stati bravissimi. Super bravi. Intanto sono riuscito a trovare la belva e a fare l'ultimo ditino. Il Beatrice finger. Il Giulio finger. Ben finger, Eva finger, Bea finger. Esatto. Dopodiché abbiamo preso le forbici, tagliato tutti i cerchi, mentre io disegnavo tutte le facce, vero? Sì. E no, le... Noi eravamo pelati. Non hanno la faccia. Eri quasi riuscito a tagliarlo bene, vero? Sì. Poi era un po' difficile quando era tutto bagnato.
No, si è rotto, vero? L'abbiamo detto. Sì. Però intanto abbiamo tagliato gli altri. Io ho preparato le facce e poi ve le date da colorare, vero? Sì. Ecco. Per fare la cartolina è molto semplice. Abbiamo scritto buon compleanno perché non abbiamo molta fantasia. Sì. Voi avete scritto i vostri nomi, vero? Sì, e il papà no. Ah no, io no, io non so scrivere ancora. Non sai scrivere? Sì che sai scrivere. Perché non sai scrivere? I grandi sanno sempre scrivere. Beh, non sempre. Comunque, io intanto ho continuato a tagliare i petali, se no voi li distruggevate tutti, vero? Sì. Siete dei distruttori. Non è vero! E comunque, sta venendo bene, vero? Cos'è che ci manca da fare? Colorare! Eh no, ci mancano ancora i le fiori. Foglie. I fiori più o meno c'erano, mancavano le foglie, ma quelle le abbiamo fatte dopo. Quelle le abbiamo fatte dopo perché sennò era un po' più difficile. Esatto. Io intanto poi sono andato alla ricerca della Vinaville, mentre voi coloravate i disegni, vero? Sì. Poi il papà aveva detto di che colore fai la barba e Ben ha detto di marrone e io avevo detto o di nero. Di nero? Sì. Chi è con la barba nera? Tu. Non è vero? Sì, è vero. Le foglie le ho colorate a metà di un verde un po' più scuro e l'altra metà di un verde un po' più chiaro. Perché così sono un po' più verde e sono un po' più simpatiche. Tanto non è un problema sbordare perché tanto poi le ritagliamo. Già. E poi siamo quasi arrivati alla fine. Vi è piaciuto il bigliettino così? Sì. Dobbiamo fare un altro poi. Poi dopo lo nascondiamo così la mamma non lo vedrà. Ma glielo dobbiamo dare domani. Domani è là, è il suo compleanno. Eh sì, domani dovete cantargli tanti auguri. E fare l'altro. Ecco, abbiamo oppure finito di colorare. Domani gli daremo questo. Eh sì. Perché questo è nostro, che l'abbiamo fatto per la mamma. Esatto. No, non devi dirglielo alla mamma. Scusa, non abbiamo mica finito. È una sorpresa. Sicuramente ci sta sentendo urlare da queste parti, però è una sorpresa lo stesso. Quindi intanto attacchiamo tutti i petali, dal più grande al più piccolo. Ancora non sembrano troppo dei fiori, ma quando ci aggiungiamo anche le foglie poi sembreranno proprio dei fiori. Vero? Sì. Ecco. Bene. Intanto noi abbiamo praticamente finito. Se vi è piaciuto questo video non dimenticatevi di lasciare un mi piace e se non siete iscritti di iscrivervi al canale. Grazie per la vostra visualizzazione e una buona giornata. Ciao!